Ciao a tutti e ben ritornati sul canale dei Parassita Cattoni. Oggi vi porto un altro glitch sfizioso. Raga, con questo glitch potremmo salvarci le auto di import-export di un nostro amico che sta facendo l'attività. Il glitch si basa tutto sul vecchio Give Cat Friend. Parecchi di voi lo conoscono, però lo rifaccio nel gameplay, tanto il video non dura tantissimo. I requisiti: due amici, sessione pubblica, centro operativo mobile col suo interno un RH8 o un faggio da sacrificare. Cosa importantissima: quando arrivate in sessione, prendete l'auto che si trova nel centro operativo mobile, uscite fuori dal bunker e rientrate. Questo passaggio è importante perché a volte altrimenti non vi si bugga. Quando siamo entrati nel bunker, andremo ad invitare il nostro amico nel bunker. Appena il nostro amico sarà salito in macchina, noi tramite il tasto PS andremo su attività e andremo su una qualsiasi attività dove c'è scritto avvia GT Online. Una volta che abbiamo trovata l'attività dove c'è scritto avvia GT Online, premiamo due volte il tasto PS, perché dopo, quando saremo vicino al centro operativo, passerà a premere due volte il tasto PS e ci porterà subito in quella schermata e premeremo X. Comunque, andremo verso il nostro centro operativo. Appena ci dà sopra, premiamo la freccia, doppio tasto PS, andiamo su avvia GT Online, premiamo X e restiamo in questa famosa schermata 1 minuto e 30. Qui l'ho tagliato tutto in 1 minuto e 30 perché altrimenti sarebbe stato inutile. Una volta che è passato 1 minuto e 30, premiamo il cerchio, andiamo sul tasto Opzioni e dobbiamo andare su Criminal Enterprise Packet. Qui ho sbagliato, sono andato su Checkart. Una volta che siamo sul Enterprise Criminal Packet, lo faremo caricare, come vedrete poi adesso nel video. Una volta che si sarà caricato, premeremo cerchio cerchio cerchio. A quel punto saremo sbuggati e ci farà suicidare. Qui vedete, mi ha caricato, prima non mi caricava la schermata, ci uccideremo. A questo punto il nostro amico, che anche egli riceverà una schermata nera, dovrà premere cerchio per sbuggarsi anche lui. Nel frattempo il mio amico ha avviato la missione e mi ha preparato l'auto. Mi raccomando, voi mettetevi in passiva, perché cosa può succedere? Che mentre prendete l'auto arriva uno, l'ammazza e dovete rifare di nuovo la missione. Una volta che vi ha ammazzato, però, mi raccomando, andate sul suo profilo, lo segnalate per exploit, così voi e i vostri amici, così lo fate un po' cagare sotto. A questo punto ritorniamo a glitch. Praticamente il vostro amico che entrerà nel suo bunker, vi entrare sul bunker nel suo centro operativo. Se ragazzi a volte si bugga, non lo fa entrare, basta che si suicida due o tre volte oppure diventa CEO e vi farà invitare, perché a volte si bugga nella sessione e il vostro amico non riesce a buggarvi. Comunque, una volta che è entrato nel suo centro operativo mobile, vi invita, voi entrate in passivo in macchina, accettate l'invito. Poi, come vedete dal gameplay, avete prima una schermata nera, quella lì la andremo a togliere col doppio tasto PS su avvia GT Online. Premiamo cerchio, poi dopo un po' la mappa ritorna normale e dopo qualche secondo verrete risucchiati nel centro operativo mobile. Purtroppo che succede? Qui avremo una schermata lunga nera. Se la schermata dura molto, dovremmo di nuovo andare sul tasto PS, avvia GT Online e premiamo cerchio. Praticamente, una volta che l'abbiamo fatto, siamo buggati, diciamo, nel COM, cioè non diciamo, siamo proprio buggati nel COM. Fra qualche istante vedrete, qui vado a sbuggarmi perché la schermata era lunghissima. Ci troviamo buggati nel COM. Nessun problema, ormai la macchina è quasi salvata. Basta che andiamo sul tasto Opzioni, andiamo nel creatore. Poi ritorniamo a GT Online, poi la macchina la richiediamo tramite il touchpad, andiamo sul centro operativo mobile, richiedi veicolo personale e la macchina ci apparirà. La macchina non è del tutto modificata, ha qualche modifica. Come vi ho detto, non conviene fare money glitch perché paga pochissimo, 30.000, e solo se per caso vi serve qualche macchina e non volete acquistarla. Però il problema anche sussiste perché non sapete che macchina riceve il vostro amico. Comunque, ricapitolando, un amico che vi avvia la sessione import-export per l'auto, un altro che vi aiuta a buggarsi, potete fare magari una volta ciascuno, che non fa male a nessuno. E niente, con questo piccolo update, diciamo, è tutto. Questo glitch fizioso sfizioso. Un abbraccio a tutti. Ah, vi ricordo, se mi dimentico sempre, vi ricordo, se vi serve qualche account modato, glitchato, soldi su questo account, siamo a completa disposizione. Siamo su Twitter, Telegram, Instagram,
mi manca solo Snapchat e poi stiamo a posto. Abbiamo fatto Snapchat, come si dice? Boh, Snapchat, ah, non mi ricordo. Sembra che mi impappino. Comunque, raga, un abbraccio a tutti e ci sentiamo nel prossimo video. Ciao.